Chiusura di Telesviva Sport dedicata all'atletica leggera, la facciamo con un importante collegamento, Mario. Eh sì, perché in diretta con noi, con Telesviva Sport, Carmelo Musci, giovane atleta bicegliese, tesserato da quest'anno con le fiamme gialle. Ciao Carmelo, ben ritrovato, buon pomeriggio. Ciao Mario, ciao a tutti. Allora, comincio chiedendoti, Carmelo, come stai riempiendo, tra virgolette, queste giornate e in che modo ti stai allenando a casa? Allora, queste giornate le sto trascorrendo nel modo più veloce possibile per farle passare nel modo più veloce possibile. E mi sto allenando, diciamo, bene per quello che si può fare a casa. Però poi manca la parte tecnica, ovviamente, del mio allenatore Gaetano D'Imperio, che purtroppo, essendo in un altro comune, non può seguirmi. Ci sentiamo ovviamente online, però diciamo che stiamo cercando di racimolare il possibile da questa quarantena. Tra un po' chiederò alla regia di mostrare le immagini dei tuoi allenamenti. Per fortuna, Carmelo, hai la possibilità comunque di allenarti, sì, a livello individuale, ma in spazi parecchio grandi. Eccoli qui. Sì, per fortuna. Riepilogo un po' la tua carriera. Tu sei ancora molto giovane, 18 anni, compirai 19 anni il prossimo 30 di maggio. Nel 2018 hai avuto la possibilità di farti apprezzare anche a livello internazionale, medaglia d'argento agli europei under 18 di Győr in Ungheria e medaglia di bronzo alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires in Argentina. Il tuo 2020 era cominciato in maniera impeccabile, migliore prestazione italiana indoor di tutti i tempi under 20 con l'attrezzo da 6 kg nel lancio del peso ad Ancona, misura di 20 metri e 25 centimetri, titolo italiano indoor under 20 sempre ad Ancona, 19 metri e 91, secondo posto a Minsk in Bielorussia. Nel meeting in da 6 kg. Ti aspettavi un inizio di stagione così convincente? E poi quanto sei orgoglioso di essere diventato un tesserato delle fiamme gialle? Quanto è importante per il tuo proseguo di carriera? Allora, diciamo che questa stagione è iniziata nel migliore dei modi, neanche io mi aspettavo di iniziarla così, perché era comunque, venivo da un anno difficile, che ho passato con un brutto infortunio all'adduttore, che però comunque con un buon lavoro che abbiamo fatto quest'inverno, veramente un buon lavoro senza intoppi, con il mio allenatore ovviamente, siamo riusciti a fare questo inizio di stagione alla prima gara, il 20 e 25 che abbiamo fatto alla prima gara, è stato, che poi è anche il record italiano. È stato il top della stagione, quello che preferisco, diciamo, il campionato italiano, la mia prima nazionale dopo Boras, ai campionati europei, quella che fu una brutta gara, mi sono ripreso in maniera in cui io sono soddisfatto, 20-01, superarlo a Minsk è stata un'ottima gara. Insomma, già cominciamo a viaggiare su misure molto importanti. Tra l'altro, il tuo 2020 prevedeva inizialmente in scaletta ancora diverse maglie azzurre, Coppa Europa Under 23 a Leira in Portogallo, ma soprattutto i mondiali Under 20 di Nairobi in Kenya. Beffa delle beffe, questi due eventi sono stati rinviati, in particolare la rassegna iridata, che forse si svolgerà il prossimo anno sempre a Nairobi, ma cosa cambia? Tu il prossimo anno gareggerai in un'altra categoria, quella promessa, e quindi non avrai la possibilità di partecipare ai mondiali under 20. Quanto è grande, ti chiedo, il rimpianto, Carmelo? Purtroppo è veramente grande il rimpianto per queste due gare che... Allora, la mia prima nazionale under 20 a Leira sarebbe stato l'inizio di un qualcosa di grande. Poi, ovviamente, i campionati mondiali a Nairobi, in cui io cercavo fortemente una medaglia, perché le misure stavano andando bene, gli allenamenti stavano andando bene, quindi è un grande rammarico. Purtroppo non ci possiamo far niente, cerchiamo di fare bene l'anno prossimo. Anche se spero che ci siano gare per comunque dare un, come dire, un fine a questa stagione, anche se purtroppo breve. Eh sì, tra l'altro tu sei la punta di diamante della famiglia Musci, perché c'è anche tua sorella Anna, più giovane di te, che pratica atletica leggera, fa lancio del peso,
Che consigli le dai? Beh, i consigli che in realtà io e il mio allenatore ci diamo, ovviamente online, Gaetano ci dà i nostri, cioè i consigli che ci dà, ovviamente noi li seguiamo e poi cerco di darle i consigli che posso per quello che mi dice Gaetano. Ovviamente ci aiutiamo a vicenda e quello che possiamo fare lo facciamo, per quello le correzioni che possiamo fare. Sei un campione di lancio di getto del peso, però te la cavi anche molto bene nel lancio del disco. Continuerai praticando le due discipline oppure a un certo punto dirai mi specializzo in una sola, magari nel peso? Penso che adesso sia un po' troppo presto per decidere questa cosa. Comunque riesco a portare sia il peso del disco a tanti risultati per me. Quindi penso, cioè adesso non riesco a decidere, poi un giorno purtroppo dovrò scegliere perché comunque portarle tutte e due queste specialità è un po' difficile. Quindi arriverà questa scelta, però per adesso non mi sento di dire preferisco una rispetto all'altra. Sai benissimo, Carmelo, che le Olimpiadi di Tokyo sono state rinviate al prossimo anno per l'attuale emergenza sanitaria. Tokyo 2020 diventa Tokyo 2021. Tu, onestamente, sei ancora molto giovane, compirai quest'anno 19 anni. Dal prossimo anno comincerai a gareggiare tra le promesse nella categoria internazionale Under 23, che è una categoria triennale. A Parigi 2024, invece, alle Olimpiadi che ci saranno tra 4 anni, un pensierino lo stai facendo o è ancora prematuro? Vabbè, il pensiero c'è sempre, ovviamente è un sogno, le Olimpiadi sono un sogno per tutti gli atleti, però potrebbe essere fattibile. Io ovviamente cercherò di allenarmi il più possibile, diciamo, nel migliore nei modi, e vedremo col passare degli anni cosa succederà. Magari io spero veramente che si realizzi questo sogno, che è il sogno di tutti. E per il momento puoi goderti comunque un inizio di 2020 importante, a prescindere dall'attuale blocco agonistico, sei passato dall'Aden Exprimia Molfetta alle Fiamme Gialle, hai continuato a vincere sia sulla scena nazionale che continentale. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro e ti ringraziamo per la disponibilità. Ciao Carmelo. Grazie mille, ciao, ciao a tutti.